Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui per parlare di un argomento veramente interessante. Però prima di tutto vorrei dirvi due cose. Allora, prima di tutto iscrivetevi a due canali di due persone che mi sono tanto amiche e sto parlando, già ve l'ho nominato, Niccolò Salvemini, iscrivetevi al suo canale e poi iscrivetevi al canale di Federico Greco. Quindi iscrivetevi. Però ricordatevi anche di iscrivervi al mio canale e lasciare like, perché a 500 iscritti farò uno speciale veramente particolare in cui parlerò, vabbè, è a sorpresa, non ve lo dico. Quindi iscrivetevi perché se arriviamo a 500 iscritti facciamo questo speciale. Ok. Poi vorrei dirvi che sto preparando due corsi, cioè in realtà sto preparando un corso, in tutto ci saranno tre nuovi corsi di matematica sul mio canale. Uno è Work in Progress, gli altri due invece, uno è sulla teoria dei gruppi e l'altro sul calcolo tensoriale. Me lo hanno chiesto, mi hanno dato questa idea geniale, queste idee geniali perché sono argomenti anche che non si fanno, non si trovano su YouTube Italia, difficilmente si trovano. E poi l'altro che è Work in Progress, calcolo frazionario. Quindi stiamo parlando di calcolo differenziale, ma l'ordine delle derivate è una frazione. Quindi la derivata prima, no, la derivata di ordine un mezzo, per esempio. Allora, quindi tenetevi aggiornati perché saranno per arrivare questi corsi e anche di fisica. Fisica 1, un corso di fisica 1, quindi proprio dalle basi, non meccanica razionale. Continueremo anche col corso di meccanica razionale, ma un corso di fisica 1, quindi meccanica newtoniana alla fine, cioè senza studiare la lagrangiana e tutte le cose che possono derivare dalla lagrangiana. E poi un altro ragazzi, che forse sarà uno dei corsi più belli di fisica che farò. Ok, allora cominciamo col problema di Basilea. Mi è stato chiesto, mi è stato posto più che altro sotto nei commenti un po' di tempo fa un quesito, quello di calcolare la somma parziale in forma chiusa della serie armonica. Ecco di cosa sto parlando. Questo qui, quindi, sarebbe 1 più un mezzo più un terzo fino ad arrivare a più infinito. Questo qui, ragazzi, diverge a più infinito. Quindi non c'è bisogno di calcolare la somma parziale di una cosa del genere. Allora ho deciso di affrontare oggi l'argomento delle serie armoniche generalizzate di questo genere, dove alfa, per ogni alfa appartenente ai reali, e abbiamo che se alfa è minore o uguale a 1, allora va a più infinito, cioè diverge. Come vediamo qui, alfa è uguale a 1 in questo caso. Se alfa è strettamente maggiore di 1, quindi a partire da 2, converge ad un certo valore, non va a più infinito. Ok, in particolare vorrei analizzare con voi il caso del problema di Basilea. Pietro Mengoli, italiano matematico famoso anche per la serie di Mengoli, fece questo problema nel 1644. Diceva di calcolare la somma da n uguale ad 1 a più infinito di che cosa? Di questo, 1 su n al quadrato, quindi sarebbe 1 più 1 su 2 al quadrato più 1 su 3 al quadrato fino a più infinito. Ecco, calcolare la somma parziale in forma chiusa di questa qui. Quindi, insomma, la somma esatta, che numero dà? Per chi non ha mai studiato le serie sembra strano, no? Che infiniti numeri sommati possono dare un numero finito. Questa non è una lezione in cui vi parlo della serie, che cos'è una serie, ma lasciate like, iscrivetevi al canale se volete una serie sulla serie, scusate il gioco di parole. Anche perché sono argomenti molto importanti questi in matematica. Allora, calcolarci quindi la somma di questo. La risposta, quindi il problema fu dato nel 1644, la risposta nel 1735, cioè se alle verifiche di matematica venisse dato questo tempo, tutti saremmo dei grandissimi geni.
Ok, allora, quindi nel 1735 risponde Eulero, che appena 28enne stupì tutti perché era stato veramente geniale. 28enne era riuscito a risolvere questo problema di una portata abbastanza elevata, visto il fatto che tutti i più grandi matematici dell'epoca non ce l'avevano fatta. E allora, questo qui è pari a pi greco quadro sesti. Pi greco quadro sesti. Ok, allora, una piccola parentesi, apro e chiudo una piccola parentesi. Vabbè, questo valore è il punto della funzione di Riemann, della funzione z nel punto 2, appunto. Questa qui è la funzione z di Riemann, per ogni x appartenente ai reali. Perché dico questo? Perché è più famosa la funzione z di Riemann con variabile complessa, cioè per esempio z variabile che è pari ad a più ib, numero complesso. Praticamente questa funzione, se notate, se la calcoliamo nel punto x uguale a 2, ci esce proprio pi greco quadro sesti, perché corrisponde a questo. È interessante anche vederla nel punto meno 1, perché nel punto meno 1 ci esce la somma di tutti i numeri naturali, che è meno un dodicesimo. Ecco, lasciate like e iscrivetevi al canale se volete vedere un video sulla funzione z di Riemann e un video sulla somma di tutti i numeri naturali, che dà meno un dodicesimo e non più infinito. Cioè 1 più 2 più 3 più 4 dà più infinito? No, dà meno un dodicesimo. Ok, allora, quindi iscrivetevi, lasciate like. E poi, questa funzione è molto interessante se appunto la variabile è complessa, in quanto esiste la cosiddetta ipotesi di Riemann, che fino al 2018 è stato uno dei 7 problemi del millennio. Cioè, nel 2018 è stata risolta e il matematico che l'ha risolta ha vinto più di $1 milione, mi pare. Praticamente, Riemann diceva che tutti gli zeri non banali di questa funzione si trovano sull'asse x uguale a un mezzo. E così è stato, però non aveva dimostrazione questa, insomma, il problema era trovare la dimostrazione. Ok, adesso torniamo a noi, vogliamo dimostrare questo, e lo dimostriamo non col metodo di Eulero, che ha usato Eulero, ma lo dimostriamo con la serie di Fourier, la nostra cara serie di Fourier. Allora, io che faccio? Adesso scrivo qua sopra, quindi quello che vogliamo dimostrare. Che è pari a pi greco quadro sesti. E scrivo anche, vi ricordo di andare a vedere i miei video sulla serie di Fourier e quindi scrivo qui la serie di Fourier. La serie di Fourier ci dà la possibilità di riscrivere una funzione come combinazione lineare di come combinazione lineare di segni e coseni. Si vede? Oddio. Ok, adesso si vede. Però vorrei capire poi se si è visto fino ad adesso. Poi vedo dopo. Ok, allora, quindi ricordo. Questa qui somma, quindi viene pi greco quadro sesti, questa è la funzione, questa è la serie di Fourier. Allora che cosa facciamo noi? Esercizio. Però questo esercizio ci serve per calcolarci per dimostrare il problema di Basilea. Adesso si vede? Ok, non lo so, si stava vedendo sfocato. Spero che non si sia visto sfocato fino ad adesso. Ok, quindi prendiamo questa funzione. F di x pari a valore assoluto di x, scrivere la serie di Fourier, quindi scrivere questa funzione in quel modo. Come fare? Prima di tutto, sì, per ogni x appartenente da meno pi greco a pi greco, periodica. Quindi sarebbe una cosa del genere. Allora, qui abbiamo pi greco e qui abbiamo meno pi greco. Vabbè, è un pochino più lontano in realtà. Però non è questo l'importante. Ok, allora la funzione sarà una cosa del genere.
Sì, uso il nero. Ecco, questa è la funzione valore assoluto tra meno pi greco e pi greco, però poi, siccome è periodica, dobbiamo rifare lo stesso. Così. E anche qua. Cosa vi ricorda questo? Non vi ricorda già un moto armonico come il seno e il coseno? Però proprio seno e coseno non sono, perché se ci pensate, se ci pensate un attimo, il seno e il coseno sono funzioni che variano, il cui codominio va da meno 1 a 1. Questo invece codominio va non da meno 1 a, non da meno 1 a 1, ma da 0 a un certo valore, evidentemente, no? Quindi non sarà di sicuro il coseno, cioè non ricorda ovviamente il seno e il coseno, però il moto, quello è il moto, no? Moto armonico, dolce, ondulato. Ok, ora scriviamoci la serie di Fourier. Allora, la serie di Fourier, io come la scrivo la serie di Fourier? Prima di tutto noto che questa qui è una funzione pari, cioè simmetrica rispetto alla serie dell'y. Quindi A con 0, scusate, prima b con n. Ecco, i coefficienti del tipo b con n che accompagnano i seni sono pari a 0. Quindi sarà funzione del solo coseno. A con 0 è pari a 2 su pi greco per integrale da 0 a pi greco della funzione f di x in dx. Ciò cosa significa x in dx? Se non state capendo, andate a vedere i video sulla serie di Fourier, perché gli spiego il motivo di queste formule. Questo qua sarà pari evidentemente a 2 su pi greco per x quadro mezzi da calcolare da 0 a pi greco. Adesso questo qui viene banalmente pi greco. Ok, quindi andiamo già a scrivere i primi due risultati, diciamo, che sono b con n, che lo sapevamo già. Questa cosa ci facilita un sacco. Con n uguale a 0, a con 0 uguale a pi greco. Ecco, e quindi là andremo a sostituire pi greco. A con n è difficilotta da calcolare, ma non vi preoccupate. Da 0 a pi greco, scusate, 2 su, no, è meglio che ricancello, 2 su pi greco per integrale da 0 a pi greco della funzione x per il coseno di nx, questa volta in dx. Ecco, questo integrale potremmo risolverlo pensandolo come integrale con il metodo per parti. Ecco, quindi quella, la x e la f, e il coseno di nx è la g'. Quindi verrebbe 2 su pi greco per coseno di nx, scusate, x per cos'è per seno di nx su n da calcolare da 0 a pi greco? Meno integrale da 0 a pi greco di che cosa? Evidentemente di seno di nx su n in dx. Ok, adesso questo qua, allora questo evidentemente si annulla. A noi può dare fastidio, forse, il fatto che ci sia una n. Ma se ci pensate, qui noi abbiamo per ogni n appartenente ai naturali. Essendo per ogni n appartenente ai naturali, importantissimo, abbiamo che se il seno di 0 è 0, ovviamente n per 0 fa 0, ma il seno di n pi greco significa che io devo moltiplicare pi greco per un numero naturale, per esempio 3. Ritorno su pi greco, 3pi greco è pi greco, perché sarebbe 2pi greco più pi greco. Quindi se, no, con questo non si vede. Se qui abbiamo pi greco, allora per 2 è 2pi greco, che sarà sempre 0, per 3pi greco, che sarà 0, per 4 è 2pi greco, posso moltiplicarlo pure per 500, ma verrà sempre pi 0 il risultato del seno, quindi quello si annulla. Qui invece abbiamo 2 su n quadro pi greco per 2n quadro pi greco per coseno di nx positivo, perché l'integrale del seno è ovviamente
più meno coseno, poi col meno diventa più, da calcolare da 0 a pi greco. Ecco, questo qua, adesso, questo qui è un pochino più complicato, perché verrebbe 2 volte n quadro pi greco per coseno di n pi greco. Vediamo se si vede. Sì. Questo qui, adesso, se io prendo la circonferenza goniometrica, allora, qui abbiamo pi greco, no? Il coseno di pi greco è meno 1. Adesso, se questo n è evidentemente un numero naturale, come abbiamo scritto, se lo moltiplico per 2 andiamo qui ed è 1 il coseno. Se moltiplico per 3 ritorniamo su pi greco ed è meno 1, per 4 2 pi greco ed è 1 e così via. Ciò cosa significa? Che quando moltiplico per un numero dispari il risultato sarà meno 1. Quindi, quando invece moltiplico per un numero pari il risultato sarà 1. Quindi oscilla tra meno 1 e 1. Ciò cosa significa? Ciò significa che, ciò significa che allora dobbiamo scrivere il coseno di n pi greco in questo modo qui. 2 volte su n quadro pi greco per coseno di n pi greco pari a 2 volte su n quadro pi greco per meno. Ah sì, ovviamente quell'integrale è da calcolare da 0 a pi greco, quindi poi dobbiamo fare anche il coseno di 0 che è 1. Verrebbe 2 su n quadro pi greco per meno 1 alla n meno 1. Vedete che se n è pari, allora abbiamo 1. Se n è dispari, abbiamo meno 1. Ok, questo qui possiamo andarlo a scrivere adesso. È pari a 0 se quindi n è pari a 2k, cioè un numero pari, in quanto 1 meno 1 è 0, poi si moltiplica tutto e viene 0. Invece è pari a meno 4 su n quadro pi greco se n è pari a 2k più 1, cioè un numero dispari, perché notate che meno 1 meno 1 fa meno 2 per 2 meno 4. Ok, allora adesso noi prendiamo questo caso qui, il caso in cui evidentemente a con n è pari a meno 4 su n quadro pi greco e lo vado a scrivere qui. A con n pari a meno 4 su n quadro pi greco. Però, siccome n è 2n più 1, lo scriviamo in questo modo, solo per complicarci la vita, nulla di che, per rendere più sostanziosa la scrittura. Ok, allora, adesso, dato questo, questi tre sono i valori e andiamo a riscrivere in questo modo la funzione f di x che sarà pari, f di x, che ricordo essere il valore assoluto di x, è pari a che cosa? È pari a pi greco mezzi meno 4 su pi greco, lo porto fuori, per somme da n uguale ad 1 a più infinito di coseno di 2n più 1x, ovviamente tutto questo è da calcolare nel coseno, fratto 2n più 1 quadro. Ecco allora trovata la serie di Fourier della funzione f di x uguale a x. Ottimo, una volta trovato questo, cosa facciamo? Pensiamo a questo teorema che io ho esposto nelle mie lezioni sulla serie di Fourier, quindi andatele a vedere. Possiamo scrivere 0 che è uguale a f di 0, che è pari a che cosa? È pari a pi greco mezzi meno 4 su pi greco per somme da n uguale ad 1 a più infinito di 1 su 2n più 1 quadro. E notate che cosa ho fatto? Io ho calcolato la funzione in 0.
Questo teorema che ci dice che se io calcolo la funzione in 0 è come calcolare questa funzione in 0. E quindi questo qui deve venire 0 e tutto il coseno sarà pari a 1. Il coseno di 0 è 1. Quindi questo qui, questa qui è pari a 0. Ciò significa che il pi greco mezzi è uguale a 4 su pi greco per somme da n uguale ad 1 a più infinito di 1 su 2n più 1 quadro. Vediamo ancora se si vede. Ok. Adesso, ciò significa che io posso dividere per questo, cioè moltiplicare per pi greco quarti. E quindi verrebbe, in fin dei conti, che somme da n uguale ad 1 a più infinito di 1 su 2n più 1 al quadrato è pari a pi greco quadro ottavi. Allora, io vado a scriverlo qui. Abbiamo ottenuto tramite la serie di Fourier che la somma da n uguale ad 1 a più infinito di 1 su 2n più 1 al quadrato è pari a pi greco quadro ottavi. Ecco, dato questo adesso, noi possiamo calcolarci questa somma qui, in quanto sappiamo che la somma, quindi dobbiamo calcolarci questa somma qui, questo è il nostro intento, no? Questo qua è pari a, siccome n sono tutti naturali, allora i naturali sono pari più dispari, quindi somme da n uguale ad 1 più infinito di 1 su 2n tutto al quadrato più somme da n uguale ad 1 più infinito di che cosa? Dei dispari, che è quello, però possiamo sostituirlo con pi greco quadro ottavi. Più pi greco quadro ottavi. Adesso, questo qui diventa 1 su 4n al quadrato, ma io posso portare fuori un quarto e quindi diventa questo. Adesso porto da questa parte quello e quindi faccio l'intero meno un quarto dell'intero, che sono 3 quarti. Quindi 3 quarti della somma da n uguale ad 1 a più infinito di 1 su n quadro, che è pari a pi greco quadro ottavi. E questo qui, pi greco quadro ottavi, adesso lo divido per 3 quarti, cioè lo moltiplico per 4 terzi. E allora uscirà, moltiplicandolo per 4 terzi, che la somma, anzi lo scrivo in rosso, la somma da n uguale ad 1 a più infinito di 1 su n quadro è pari a pi greco quadro sesti, come volevasi dimostrare. Lo scrivo. Come volevasi dimostrare. Ecco qui. Allora, abbiamo dimostrato, abbiamo risolto il problema di Basilea utilizzando la serie di Fourier e in particolare riscrivendo questa funzione che è il valore assoluto della f di x, però periodica, in un intervallo di periodica 2π periodica. Abbiamo riscritto quindi questa funzione periodica tramite la serie di Fourier e poi tramite alcuni passaggi abbiamo trovato il valore di questa somma qui, che pur essendo somma di infiniti pezzi, dà un numero finito. Ciao a tutti!